Nell'episodio precedente. Ed ecco, aia, cazzo. Sono arrivato all'ultima Warp-room dell'ergastolo. Ah, ma brutto figlio della merda! Come hai osato fare del male al mio braccio destro, Engine? In ogni caso, stronzo, eccoti nell'ultima Warp-room dell'ergastolo! È la più difficile e non riuscirai a sopravvivere! Muaaaaah! Buon ergastolo! Sì, ridi stronzone, hai dimenticato però che ora che sono qui, posso arrivare da te e infilarti i tuoi ergastoli nel culo, brutto cazzone coglione, arriverò da te come ho fatto l'anno scorso! Ciao a tutti ragazzi! Come va? Finalmente siamo arrivati all'ultima Warp-room dell'ergastolo, dopo che abbiamo fatto il culo ad un macello di ergastolatori, di cui il prossimo sarà l'omino, sii pronto brutto coglione, tra poco sarò lì da te. Direi di non perdere altro tempo, iniziamo subito a completare i portali, così arriveremo dall'omino il più presto possibile. Iniziamo, oh cielo dove sono, quest'entrata iniziale è davvero strana, dove sarò mai? Per scoprirlo meglio uscire XD. Oddio, Aquaku, eccoti qui. Ciao Crash. Aquaku, dove siamo? Non ho mai visto un posto del genere in vita mia. Crash, sembrerà incredibile, ma siamo all'interno della stazione spaziale ergastolante dell'omino. Oh porca puttana, serio? Allora dobbiamo muoverci, preparati coglionazzo d'un omino, oddio ma quello è un pistone. E stronzone coglione di merda, non passerai. Non credo proprio. E anche tu, morivi. Questa è la prima volta che vediamo questo tipo di ergastolatori. È vero, però non è che l'intelligenza sia tanto cambiata XD. Ma quanti cazzo di pistoni ci sono, andate via dai coglioni. Oddio ma che cazzo era quell'altro coso. Brutto cazzone di merda, ora subirai la corrente ergastolante. Vabbè Crash, già erano folli gli ergastolatori che c'erano nelle città ergastolanti, nei fiumi, in Alaska, quindi figurati quelli che sono a bordo della nave spaziale ergastolante dell'omino. Come non darti ragione, ma tranquillo, presto questa nave spaziale verrà rasa al suolo con il raggio anticoglioni ergastolanti di Nitrus, e con sé anche l'omino, anche se voglio togliermi lo sfizio di picchiarlo a sangue. Dopo tutto quello che ha fatto, direi che è il minimo. Figlio di merda, ora ti ergastolo! Sì, come no, ho visto che chiudete le braccia per non farvi colpire, ma così posso colpirvi con la giravolta inculatrice, e se aprite le braccia, posso colpirvi dall'alto, come ho fatto prima con la schiacciata inculatrice del Bandicoot XD. Super salto! Sta attento a queste nitro. Puoi stare tranquillo Aquaku, oramai mi sono abituato a gestire queste nitro merdose. Brutto e stronzo, ti elettrificherò, cazzone. Ma vai a fare super il culo, coglione di merda. Ma ficcati super il culo un ergastolo, stronzone. Ma state zitti coglioni, sarò io a ficcarvi un ergastolo nel culo. Sì, un cristallo. E restando in tema, tutti questi cristalli te li ficcherò super il culo. Ben detto Crash, questa piattaforma di morte la dobbiamo prendere dopo. Ok Aquaku, mi fido di te. Brutto coglione, adesso la... Ora userò il super salto. Super salto. Oh cazzo, cos'era quel suono? Si trattava di un raggio ergastolatore. Merda, intendi quelli che mi sparava l'anno scorso l'omino? Sì, ma i miei poteri hanno rilevato un potenziamento, considerando che l'anno scorso quel testa di cazzo ci aveva colpiti, ho studiato bene i suoi fottuti raggi ergastolatori. Ho visto delle linee bianche, ciò significa che c'è un pulsante per attivarle. Sì Crash, oramai hai imparato tutto, e pensare che l'anno scorso quando ci eravamo conosciuti, pensavi che le gemme fossero dei piatti di cristallo. Beh Aquaku, grazie a te ho imparato queste cose. Un giorno, non ti servirò più, oramai te la sai cavare da solo. No Aquaku, ma cosa dici, io avrò sempre bisogno di te. È vero, oramai mi sono imparato tante cose, ma grazie a te, senza di te, come farei ad avere i poteri tripla maschera Saiyan? Come potrei prendere a calci in culo l'omino, ma soprattutto, come potrei non stare con il mio migliore amico e parlarci, discutere, e magari fare qualche coglionata insieme XD? Mi sei stato vicino nel periodo in cui Tauna mi ha lasciato, per questo non ti lascerò mai andare. Caro Crash, grazie, sono davvero commosso, prenderemo a calci in culo l'omino con tutta la forza della nostra amicizia. Sì, come no, vi consiglio di stare attenti ai miei raggi ergastolatori potenziati. Brutto figlio di puttana, sono tornato, adesso mi vendicherò per avermi fatto cadere l'anno scorso con la stessa moneta, cazzone. Siccome Oh merda, ma cazzo
di brutto stronzo di merda. E lo stesso verrà per te, stronzone. Oh merda. Brutto figlio di puttana, come cazzo è? Ehi brutta faccia di merda, preparati a fare un bel volo. Oh cazzo, sono morto come un coglione di merda. Beh, ti sai riconoscere XDDDD. Certo che sti scienziati ergastolanti tornano sempre alla fine. A Crash, adesso dobbiamo tornare. Brutto stronzo, sono di nuovo qui, preparati coglionazzo. Ma sta zitto coglione, cosa hai detto scusa? Dobbiamo tornare indietro da quella piattaforma di morte. Scusami se non avevo capito, ma quel coglione non mi aveva fatto capire un cazzo. Tranquillo, piuttosto, vedi di stare attento, avrai anche eliminato gli ergastolatori, ma ci sono ancora le trappole ergastolatrici. Oh cazzo, oh mio dio, sono riuscito a distruggere quel raggio ergastolatore, come cazzo ho fatto? Crash, non ci arrivi, l'anno scorso avevi sconfitto l'omino, rimandandogli i suoi raggi ergastolatori indietro, ti è rimasta ancora come abilità. Sì. Beccati questo fottuto omino di merda coglione, i tuoi raggi ergastolatori potenziati non servono ad un cazzo XDXDXDDD. Nel mentre siamo arrivati qui nel percorso della piattaforma di morte, vediamo di non farci inculare. Qui vi è anche una gemma, quindi stiamo ancora più attenti XDXD. Oddio, qui c'è una vetrata, ma la cosa importante sono questi stronzi ergastolanti. Grandissimo rotto in porca tro... Ho capito perché c'è la vetrata, serve per non far uscire l'aria incontaminata di coglionaggine ergastolante XD. È già XD. Ma porca troia Crash, meno male che mi avevi detto che avevi imparato a gestire le nitro. Vabbè acquacu, sono cose che possono capitare XD. Anche nella precedente Warp Room mi avevi detto che avevi un sistema immunitario di ferro e poi hai fatto uno starnuto e siamo caduti come dei coglioni. Non riuscirei a passare perché ti beccherai un raggio e... Mandate a fanculo stronzi coglioni. Che vergogna, Crash offende i miei fedeli ergastolatori presenti nella mia stazione spaziale ergastolante, dove ci sono anch'io, io gli darei l'ergastolo. Allora, la gemma che ho appena preso, la prendo alla facciazza tua omino merdoso e cazzone coglione di merda, dato che ci sei anche tu in questa stazione spaziale, sarebbe meglio se te ne vai, perché appena arrivo da te, madonna non voglio immaginare nemmeno io cosa ti combino. Inoltre, sì... abbiamo completato anche questo portale. Che sollievo, oddio. Ma quindi è questa l'ultima warp room dell'ergastolo? Eh già, però l'importante che è l'ultima, e un'altra cosa importante è aver preso due gemme e un cristallo. Ora dopo tanto tempo, il ballo del bandicoot inculatore di ergastolatori e la mossa letale rompitore di culi. Che gioia, sembrava ieri che l'omino ci aveva ergastolato e adesso siamo quasi arrivati da lui per aprirgli il culo. E se vogliamo romperlo il più presto possibile, entriamo subito in quest'altro portale e prendiamo tutto quello che dobbiamo prendere. Vediamo un po' che ci aspetterà qua dentro. Speriamo non sia nulla di troppo difficile, dato che quell'altro portale non è stato molto facile. Che cazzo di posto è questo? Lo stavo per dire io XD. Ehi ma, che cazzo succede? Crash, meglio che indossi quella roba davanti. Ti do ragione. Oh porca troia, cosa cazzo sta succedendo? Crash, la gravità è stata espulsa da questo posto, dovrai usare questo affare per andare avanti. Porca troia, non so utilizzarlo. Come cazzo si usa questo fottuto jetpack? Su via Crash, devi provarci, dato che senza di esso, potremo anche andare avanti, ma ci metteremo 330 miliardi di anni per arrivare alla fine XDXD. Lo so Aquaku, però è un casino usare questo coso, però che figata. Oddio è da sclero però è divertentissimo. Non passerai il distretto, vai di merda. Ma che cazzo avete detto rotti in culo? Passo. Così si fa, ora rompi queste casse. Subitissimo. Crash, adesso che stai volando, hai capito cosa significa essere come me? Sì Aquaku, però tu non solo puoi volare senza nulla ma lo fai con la tua stessa volontà e decidi dove andare. Nel senso, io, con la mia volontà posso muovere le mani, le gambe, posso mangiare, posso anche XD, tu invece puoi volare senza sclerare perché voli con la tua volontà, non con un cazzo di jetpack. Beh Crash, hai ragione, però vedilo sotto un altro punto di vista, io volo, tu voli, di solito tu cammini e io ti seguo volando, ora tu voli e anch'io ti seguo volando. Cazzone, è tempo di ritornare alle vecchie armi. Quanti bei ricordi XD. Maledetto coglione di merda, oh cazzo
XDXD, è proprio come ai vecchi tempi, ti ho colpito di nuovo, anche se a differenza dell'anno scorso che eri caduto, questa volta sei finito su uno scudo di fuoco XDXD. Non mi ricordo delle mani elettriche a dire il vero. Non te le ricordi perché l'anno scorso, mentre io ero nel laboratorio a fare il culo a quegli stronzi con le mani elettriche, tu avevi chiamato l'aviazione australiana per bombardare l'isola. Oddio è vero, non ce la faccio, troppi ricordi XD. Brutto coglione rotto in culo di merda, vieni qui se hai le palle. Prendi questo... porca puttana, già è difficile guidare sto coso, non mettetevi anche voi. Crash, ma cosa hai detto scusa? Hai sbagliato a dire porca puttana. No acquacu, ho detto porca puttana. E cioè? È un'offesa quella puttana di Tauna, quindi porca puttana XD. Ah, ora ho capito XD. Quest'offesa ce l'ha consigliata JackTubeNet, come darti torto. Quella sica è una puttana XD. Fottuto stronzo di merda coglione, ecco qui le vecchie armi più quelle nuove, ora col cazzo che mi ammazza. Oh porca troia, no, brutto pezzo di merda. E dopo quest'altra figura di merda, siamo finalmente arrivati alla fine. E mi sono anche tolto questo jetpack, per carità, è stato fighissimo. Però aspettavo il momento di levarmelo. È cosa importante, sì. Un'altra gemma. Certo che le gemme ti mettono molta allegria XD. Beh, servono per fare il culo all'omino. Ma anche l'anno scorso, che servivano per salvare Tauna. Madonna che spreco, fanculo Tauna, alla facciazza tua, ballo del bandicoot inculatore di ergastolatori e la mossa letale rompitore di culi. Yeah. Bene, abbiamo preso molta roba, ora direi che è il momento di finire anche questo portale e di pensare il resto a domani. Ho una brutta sensazione. Dai acquacu, non portare sfiga, filerà tutto liscio come l'olio. Ehi stronzoni, siete di nuovo voi. Ma porca puttana, questa va ben oltre la sfiga, di nuovo la selva oscura della Divina Commedia è la lucciola stronzona. Dai Crash, fai questo sacrificio, non riesco più ad illuminare. Allora rotti in culo, avete portato i soldi questa volta. No lucciola coglionazza, non abbiamo manco una lira. Ok, allora sappiate che il servizio dura solo 14 secondi XD. Ma che cazzo, stava andando tutto bene e ora ci troviamo in un posto di merda. Ma porca puttana, anzi, porca Tauna troia bastarda di merda. Ma chi sarebbe questa Tauna? È la mia ex, ed è anche una troia stronzona, ma anche una porcona, cazzo mi faceva dei bellissimi M-Crash, forse è meglio che non continui la frase, già la volgarità nei video è molto alta, vediamo di mantenere un po' di dignità XD. In effetti hai ragione. Grandissima fazia da coglione di merda, non passerai. Di nuovo voi stronzi dell'anno scorso, ma certo che a scuola vi doveva piacere molto la Divina Commedia, dato che siete solo qui nella selva oscura XD. Figlio di puttana, cos'è ti nascondi? Vieni qui. Sì, una gemma. Bene Crash, è il momento di usare il teletrasporto, devi prendere la gemma delle casse. No, acquacu, non voglio stare da solo nella selva oscura. Mi dispiace, ma te la caverai. Merda. Porca di quella puttana, che situazione di merda, sono da solo nella selva oscura della Divina Commedia con i fottuti ergastolatori dell'omino. Sei tu un fottuto? Fottuto coglionazzo. Ma cosa cazzo dici? Non sei solo, ci sono io a farti compagnia oltre che a darti il servizio di illuminare. Guarda, mia cara lucciola, avere come compagnia una come te è come stare con una ragazza nuda e non potersela XD, ossia un inferno. Brutto stronzo coglione, fottiti coglionazzo rotto in culo nel dosso. Ma andate a cagare cazzoni, che vedo anche il cristallo, e bainigigigi. Senti, se la mia presenza non ti piace, posso anche andarmene e lasciarti qui solo nel buio. No. Scusami lucciola, ti supplico non farmi questo, stare con te è come stare con una ragazza nuda e potersela ossia il paradiso, che in passato era anche realtà. Tauna, perché mi hai lasciato? Maledetta puttana, te ne sei andata da quel coglionazzo di Pinstripe, se solo ci penso. Non riuscirai a sconfiggermi stronzo, e non toccherai Tauna. E pensi di fermarmi? E poi lei merita un uomo forte come me, non un coglione come te. E alla fine Pinstripe aveva ragione, chi cazzo l'avrebbe mai detto, dopo che mi ero fatto il culo per lei, dopo che ho sconfitto quello che la voleva violentare, se n'è andata proprio da lui. Non ho
parole fottute parole per descrivere ciò, beh, in realtà sì, però sarebbero tutti insulti su Tauna, quindi per una volta me li risparmio XD. Senti, invece di parlare dei cazzi tuoi, perché non muovi il culo e ce ne usciamo da qui, porca puttana? Ma porca puttana lo dico io, anzi porca puttana XD XD, dove cazzo sei andata? Sono qui, faccia di merda. Potresti gentilmente smetterla di offendermi? Che cazzo ti ho fatto? Non mi hai pagato, però voglio darti una mano. C'è un bivio, vai a sinistra e troverai due casse. Rompile e poi torna indietro. Ok lucciola, ci sto andando, mi fiderò di te. Ehi, ma dove va? XD, sto morendo dalle risate. XD. Brutta lucciola stronza merdosa cogliona, come cazzo hai potuto farmi questo? Ma che cazzo vuoi da me? Mica è colpa mia se sei un coglione. Non fare finta di niente, mentre proseguivo nel bivio te ne sei andata e di conseguenza non vedevo un cazzo e sono finito in un burrone, fanculo. Sì vabbè, adesso torno nel fottuto bivio, rompi quelle cazzo di casse di merda e leviamoci dai coglioni, sto già perdendo troppo tempo con te. Anche questa volta te ne sei andata, però lo hai fatto dopo che avevo superato il burrone e grazie a Dio non ce n'erano altri. Vabbè, ora possiamo andare avanti, mi raccomando. Comando, non fare più stronzate. Figlio della merda, grandissimo e stronzone coglione. Concordo con loro XD. Molto gentile lucciola cogliona. Ma brutto topo di merda. Ti ho ammazzato io. Oh porca troia, ma non eri morto. Quel mio amico maschera, il cui nome è Aquaku, possiede molti poteri. Bura, non puoi certo dare la colpa a me. Questa volta sei tu che sei caduto come un coglione. Tranquilla, questa volta è colpa di quel topo di merda. A causa della troppa rabbia mi aveva fatto incazzare e non sono riuscito a concentrarmi a dovere. Comunque, stavo dicendo che il mio amico ha vari poteri, tra cui ha il potere di riportarmi in vita. Quindi questi fottuti ergastolatori coglioni possono solo attaccarsi al cazzo. Vabbè, hai preso anche una gemma. Io ti saluto, spero di non rivederti più qui. E se sì, porta minimo 80 euro XD. Ma va a lavorare lucciola, trovati un lavoro che aiuti la società anziché illuminare per soldi stile puttana XD. Però, ti do comunque un grazie, senza di te non avrei preso due gemme e un cristallo, ballo del bandicoot inculatore di ergastolatori, e la mossa letale rompitore di culi. Mancano solo due portali, e mancano solo due cristalli e tre gemme da raccogliere. Oggi abbiamo preso anche ben 5 gemme, che gioia, che gioia. Sì, manca pochissimo. Omino, preparati, sarò da te tra molto poco. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Il prossimo sarà l'ultimo episodio, dove prenderemo a calci in culo l'Omino, ci vendicheremo di lui per averci rotto il cazzo per la seconda volta e tutta questa storia finirà. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene.